24esimo episodio della serie. Siamo ancora bloccati dal punto di vista. Mannaggia le quest online che danno un fastidio. Siamo ancora bloccati dal punto di vista. Dov'è? Non la trovo già più. Ecco, dov'è? Non la vedo. Secondaria. Colpo grosso. Operazioni secondarie. Queste sono tutte quelle che abbiamo fatto. Guardate, siamo un bel po' avanti, comunque. Però non vedo più attacco alla Bloom. Andiamo bene. Aspetta, fuori dall'agrespazio? Non dentro l'agrespazio? Ok, la cosa è grave. Non credo che Dushan si presenterà al tour della Tidis. Che peccato, ha investito così tanto nella presentazione. Ed ecco un altro sogno della Bloom che si infrange così. Oh, non puoi vederla, ma ho una lacrimuccia. Sul serio, abbiamo distrutto un investimento decennale e un'opportunità per la Bloom di legare ancora di più le autorità al CTOS con il loro... qualsiasi cosa fosse. Robot, ragno gigante e poliziotto. Mi rifiuto di credere che fossero seri. Invece sì, te lo giuro. Raga, questa è la missione finale. Siamo alla fine di Watch Dogs 2. Io, Andrei, Kusul, facciamolo. Ragazzi, forse questo è l'ultimo episodio della serie. Deve essere la priorità. Fa qualcosa. Sì. È durata pure troppo. Ti ho sentito, Mary. Bastavano le prime 10 volte, cazzo. E allora perché mi tocca ancora ripeterlo? Siamo arrivati alla fine. Che succede? Cosa? Cospirazione? E perché ha scurito la foto? Ehi, Ray, mi cancelli sta merda? Sì, ma non sarà facile stavolta. Lo stronzo ti ha fatto diventare un problema federale. Benvenuto nel club, amico. Già, è quello che ha sempre voluto, no? Farci passare per l'uomo nero che terrorizza la Silicon Valley. Dushan offre la protezione del CTOS e la dorsale satellitare e BAM! Tutti si mettono in fila. Sì, la Bloom ha accesso a tutti i dati raccolti. E li dà in pasto alla Bellwether. Merda, ormai è più potente dell'NSA. Scommetto che l'NSA sarà molto interessata a un accordo con lei ora. L'NSA incoraggia anche altre aziende ad aprire le porte alla Bloom. Devo fare qualcosa, non posso restare qui. No! È proprio quello che vuole Dushan. E poi finora hai fatto tutto il lavoro pesante. Daccene un po' o ti si spacca la schiena. Va bene, voi agite sul campo. Io fornisco la logistica. Mettiamoci al lavoro. Ehi, di nuovo quell'occhiataccia. Tutto a posto? Marcus è in guai grossi. Sì, lascia che lo aiuti. Non sono io il cattivo, Sitara. Lo so, ok? Ma qui nessuno usa nessuno. Non è il Primate o la Silicon Valley. Ragazzi, è tutto a posto? A posto. Sì, a posto. Che vuoi che faccia? Aiuta Marcus. D'accordo. Episodio finale. Non me lo sarei aspettato, raga, sono emozionatissimo. E forse, per la prima volta... Lui è Andrew Novak, assistente di Dushan.
Oh, poveraccio. Passa la vita a rubare dati per il suo grande amore. Mary Catskill. La CEO? Che idiota. Voglio hackerare il laptop, usare la sua backdoor per entrare nella rete della Bloom e rubare il codice che ci serve. Ma per farlo, dovrò prima sgranchirmi le gambe. Oddio! Ah, finalmente! Ehi, uso Marcus, Sitara! Metti qualcosa di nuovo. Oh! No, vabbè. Ubisoft! Ma come fai a emozionarmi così tanto in un gioco di 4 anni fa? Com'è possibile? Come? Aspettatevi la recensione sul primo canale di Watch Dogs 2, assolutamente. Devo trovare un modo di salire se voglio danneggiare il router del CTOS. Guardate quanto è bella Sitara, no, raga. Guardatela. Hoppela! Sto più fomentato di prima. Cazzo. La Bloom sta facendo di tutto per proteggersi. Sitara, ma tu sei in grado di farli sti rompicapo? Non per qualcosa, però. Ecco, me sono così difficili. Una hacker da 4 speed. Mamma mia, raga, io con questa visuale non ci posso restare troppo. Mi piglio gli infarti. Ma questo non lo posso girare. Come faccio? Aiuto. Bella domanda. Ah, forse di qua. Ok. Adesso l'ultimo episodio. Io non vado manco a mangiare. Sinceramente, per registrarvi l'ultimo episodio, sti cacchi. Cioè, proprio. Il pranzo può aspettare. Cioè, non se ne parla proprio. È una di quelle cose che. Per niente, è capitata solo con GTA. Solo GTA è stato così giocato da me. Che in 5. Vabbè, GTA praticamente l'ho finito prima, però. Si può dire, però. Questa è una delle poche eccezioni che mi ha fatto dire veramente wow. Ok, adesso so la tiritera e tutto il resto, su. Devo scendere qui giù. Devo fare questo ingranaggio così. Sicuramente aspettatevi una recensione. Ma penso che uscirà. Uscirà subito. Penso appena finito il gioco. Però mi manca l'attrezzatura ancora per registrare le recensioni di un minimo qualità. Un qualità minima. Però cercherò di essere il più veloce possibile. Ok. Mi ho sbloccato questo di qua. Linea teorica. Ok, quindi questo di qua. Mi ho sbloccato questo di qua. Raga, ma è qualcosa di assurdamente assurdo. 27 secondi. Non so se ce la faccio. Ma penso proprio di sì, in effetti. Eccoci qua. Ed eccoci qua, signori e signore. Eccoci qui. L'atto finale. Questo chi è? E ci sono. Se lo scopre, ho chiuso per sempre. È l'ultimo dei tuoi problemi, caro. Dushan cercherebbe la tua famiglia per far licenziare anche loro. Sa essere molto vendicativo. Cristo, non sei d'aiuto. Andrew, la mia porta è sempre aperta, e lo sai. Non voglio fare l'assistente per sempre, Mary. No, certo.
non il mio almeno. Hai tradito Dushan. Per te! Capi e risorse umane non ti assumeranno mai. Sei un caso legale già pronto. Cazzo! Sti cazzo! Di che stiamo parlando? Non eri tu quello che voleva trasformare l'accordo in qualcosa di più continuativo? Molto interessante. Ora il codice di accesso. Branch, a te. Oppela. Avreggio. Oh, ma che è? Li uso tutti i personaggi? Mi portano Orazio, Rip. Rip Orazio. No, vabbè, raga, Avreggio. Che ne dici di trovare il backup della Bloom e di farlo saltare? Potrai rompere tutto quello che vuoi. Questo sito succhia troppa corrente, amico. Ed è vicinissimo alla Bloom. Allora vai e uccidi. Distruggi i server di backup o avranno la versione precedente dei dati che vogliamo cancellare. A morte la Bloom! A morte la Bloom! Base a pattuglia, fate attenzione. Possibili bersagli dalle vostre parti. Aiuto, aiuto, aiuto. Vabbè, una granata. No, amico mio, no, sei morto in guerra. Vabbè, tanto rivivi. Su, su. Skippa, 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 skippa. Che ne dici di trovare il backup della Bloom e di farlo saltare? Potrai rompere tutto quello che vuoi. Questo sito succhia troppa corrente, amico. Ed è vicinissimo alla Bloom. Allora vai e uccidi. Distruggi i server di backup o avranno la versione precedente dei dati che vogliamo cancellare. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. E come fai a capire che io sono hacker, scusami? Ma non ho ripari? Raga, possiamo un attimo alle armi mie, va che è meglio. Sapevano dove fossi, su. È impossibile. Dammi l'SMG. Al volo, al volo. Ok. Dai. Cento volte più comodo. Ok, ragazzi, eccomi, scusate. Allora, essendo l'ultimo episodio, ce lo godremo un po' di più. Quindi andremo un po' con calma. Era ora anche di finirlo, comunque. E dopo tutte queste ore.
E dai, però non vanno giù. Su, su, vai giù. Bravo. Bravissimo. Tanto manca di mettermi un cazzo. Una granata! Ai, 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 ai. Questi umeni. Cumeni, com'era, raga? Umeni o cumeni? Penso cumeni. Andiamo, va. Ok, ok, ok. Adesso recupero dati. Aspettiamo. Che cosa sbloccherà questo? Lo sblocco io. Tu tieni gli occhi aperti. Apri. Apri la porta della camera blindata. Che è? Qui sotto? Va benissimo. Ehi, Marcus, la stanza non ti sembra piccola? Ehi, non sono lì. Già, anche a me lo sembra. Devo scendere sicuramente, vero? E invece no. Aspettiamo. Che devo fare? Ok. Sì. No. Sì, devo scendere. Sì, no, boh, forse. Trovati i server di backup? Ehi, ho trovato lo sgabuzzino della Bloom, i server di backup e i generatori dei campus. Per fortuna ho portato roba in più. Ovvero? Che devo fare? Non ho ben capito cosa Dio debba fare. Ah, questo. Marcus, vedi, vidi, feci esplodere e ritornai. Josh, dove siamo? Ci sono 73 Marcus Holloway attualmente in giro. E ne stiamo spammando ancora. Non posso stampare maschere Yurmi con la tua faccia abbastanza in fretta per la gente. Il riconoscimento facciale del CTOS sta andando in acido. Ora ti puoi muovere liberamente. Ok, no, io volevo muovermi con tutti i personaggi. Che figo! Torniamo con Marcus? Sì, sì, dai, dai, torniamo con Marcus. Raga, era ora, non era ora. Cazzo, non... niente male. Ti mando il codice per entrare. L'assistente di Dushan non sa che è stato hackerato. Non avrai sorprese. Quando accederai al computer dell'air gap della Bloom, trasmetti tutto via cellulare e passa tutti i dati alla base. In bocca al lupo, amico. Non volevo interromperli. Allora, adesso siamo alla parte finale del gioco. Vi posso dire, io mi sono divertito tantissimo. Non vi voglio spoilerare il voto che darò alla recensione, né quando uscirà la recensione, perché dopo averlo finito, ovvero dopo aver registrato questo video, oggi è il 9 ottobre, mi prenderò 24-48 ore per scrivere la recensione, per pensarci bene alla recensione, e non so quando uscirà, penso prima dell'uscita di Watch Dogs Legion. E wow. Cioè, raga, sto andando in totale fissa. Questo modo di approcciare un gioco, ovvero giocarlo tutto su un canale, poi portare la recensione sul primo canale, è bellissimo, bellissimo. Solo questo ho da dirvi, bellissimo. Questo episodio, non so, durerà un'ora. Scusa, scusa. Scusa, scusa, uè, scusa, scusa. Se io il codice non sono un hacker. Perché se riesco ad entrare. Non si sente entrare. Mo mi dirà area privata, vero? No. Sì? Sì.
Got the game on lock like we changed the key. Che? Danny Brown? Che? Dai, ma vaffanculo. Ehi, ma vaffanculo. Cioè, per farvi capire. No, cazzo, Ray. Devi riuscire a impedirgli di contattare Dushan. Hai qualche idea? Usare i router del campus per cambiare la password. Così nessuno potrà usare il wifi eccetto noi. Bella lì, sono con te. Sei nel posto sbagliato. No, vattene, lo dici tu. No. Ehi, viene qui. Ma sul serio, cazzo. Ma non sono veramente, nel... città di merda. Sono nel posto giusto, al momento giusto. Sì. Se non faccio i casini, se non faccio i casini alla Bloom, chi li deve fa? Ma quanti siete? Datemi una calmata. È bellissimo comunque. A terra! Rubata la chiave. A terra! Allora io non so se c'era qualche potenziamento per le armi, ma penso di no. Penso proprio di no. Però. Ma sono pochi. Sì. Lontano. Al riparo. Cerco un riparo. Siete un po' pochini. Un po' pochini. Però vabbè, fate la strage alla Bloom. Quasi qua, sì, qua su tutti quelli che lavorano qua se la meritano. Assolutamente. Vai, agariamo il modem. Alla fine la quest finale è hackerare un router per cambiare la password del wifi. Il primo è giù. Bingo. Trova il prossimo. Andiamo ad hackerare i router. Così non accedono al wifi. Non mi hanno visto. Ah, sì, mi hanno visto. Un altro router è andato, è fatta. Sono isolati e lo è anche Dushan. Va tutto bene, Ray? Tranquillo. Io sto benone. Ora devi scendere. E come? Come scendo, scusami? Ci sono altre scale? No, dove sono le scale? Scomparso, ok, ma immaginavo. Dove si scende? No, mannaggia. La mappa degli interni non te la dà. Non te la dà. Però da qualche parte si dovrà scendere, immagino. Da che parte? Comunque è bello ufficio. Meno questo. C'è da dire. E se si scende per di qua? No. Di qua ci sono i bagni. Come scendo? Ve l'avevo detto, questi episodi, quest'ultimo episodio durerà un po' di più. Però non fa niente, alla fine è l'ultimo. Di qua non è. Dove si scende? Di qua? No. Per dove si scende? Non capisco. Forse devo salire per scendere, non penso.
Non penso devo salire per scendere. Per scendere devo scendere. Ecco, intanto voglio esplorare un po' su. L'ultimo video lo facciamo anche un po' esplorativo. Un po'. Proviamo a usare il robot. Eccoci qua. Allora, io sto robottino l'ho sempre detto, dal punto di vista visivo. Ah no, 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 non ci interessa noi di qua. Noi dobbiamo scendere. Noi dobbiamo scendere, ma dove? Scale qui non ce ne sono. Scale qui non ce ne sono. Qua nemmeno. Ai 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 ai. Ci deve essere un ascensore. Ah no. Ma vedevo, vedete voi, io sono cieco. Da chi devo prendere il codice di accesso? Mi sa che prima di scendere devo salire. Mi sa tanto. Lag. Prima di scendere devo salire. Mi sa tanto, Sblocchiamo. Raggiungi il computer protetto tramite GAP. GAP. Da per Giovanni Antonio Pizzo Calabro. Sempronio. E finisco per perdere la voce sempre di più. Però voi lasciate un mi piace, sì. Ok, ci sono. Ci sono, ci sono. Sono fuori che ti aspetto. Sei al sicuro? Sì. Mi gira il cazzo che non sono lì dentro con te. Ma sto bene. Lo so, amico. Mi avvicino al computer dell'Air Gap. Ma non c'è sicurezza? Non ci credo mai nella vita. What? Ma a parte le ambientazioni sono molto grandi, comunque questo c'è da dire. Io man mano vi faccio già un anticipo. Io ho il motore già caldo. Dimmi tu quando. Ray, dovresti veramente vedere questo posto. Amico, non dirmelo. Mi si spezza il cuore. Che devo fare qua? Ehi, l'ultima volta che l'ho fatto è apparso Dushan. Non è qui, fidati. Il che è un vero peccato. Già, sto tenendo le dita incrociate. Non mi piace che non ci siano guardie qui sotto. Sto usando il certificato che Josh gli ha rubato con maestria. Voi ragazzi ci siete? Abbiamo accesso al computer dell'Air Gap. Ora è connesso alla rete. Stiamo scaricando tutti. Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. Hack in corso, scoprite cosa sta succedendo. Allarme attivato, inviamo truppe locali. Hack in corso. Poi non ho capito. Non gli sarà piaciuto per niente. Stai attento, amico. Non è ancora finita per te. Sì, lo so. Guai in vista. Praticamente dovrei usare i server come scudo. Raga, c'ho, non so che, c'ho dei riflessi oggi.
Mi sembra strano però questa cosa, sapete? Scomparso. Ok, ok, ci sono, ci sono. Adesso devo abbandonare l'edificio senza farmi rapire magari. È la parte più rischiosa praticamente, senza farsi rapire. Dai, dai, dai. Dai, scendi. Io da dove sono entrato? Di qua? Ok, sì, di qua. Madonna, l'allarme. Tu. Sono proprio sincronizzato, però. Chissà sopra quante stelle arriverò. 4, 5, 6. Uscirà la sesta stella. Fuori dal riquadro. Sono nell'ascensore. Il motore ruggisce. Sitara, stiamo tornando, ma io e Ray abbiamo ancora una cosa da fare. Sei di nuovo invisibile. Grazie. Ora sto uscendo, Ray. Chiudiamo tutto. Infatti, immaginavo. Di quest'arma. Aia. Ah, da dietro. Devo dare un altro riparo. Un altro riparo. Un altro riparo. No. Ah, troppe guardie. Devo cambiare arma, perché ho il pompa scarico. E quindi no, non si può fare col pompa scarico. Ah, adesso è carico. Ah. Perlustriamo. Sì, raga, io mi faccio spottare meglio di... meglio così. Sì, Marcus. Ti fai odiare tantissimo. Okay. Fuck. Fatemi scappare. Aiuto, aiuto, aiuto. A terra! Riparo. Dove si saliva? Il bersaglio è sparito. Non si saliva di qua, va bene. Ti conviene scappare? Sì, sto scappando, ma se... Ti conviene scappare? E poi non mi fate scappare, ma sì. Vediamo un hacker, richiedo rinforzi. Ma perché tutti... Perché ce l'avete con me? Io non sono un hacker, io sono un uomo di boh. Mm.
Eccola lì. Mo mi ritrovo il tizio, guardate. Mi ritrovo il cattivo del di turno. Per forza, sì. Bella casetta. Marcus? Devo dirlo, non vedo come venire qui possa aiutarti, ma... Ah, aspetta. Aspetta, aspetta. Non sarete mica venuti a pestarmi, vero? Ah, nel caso potresti fermarci? Cosa, tu e l'amico scongelato? Non lo so, a occhio sì, cazzo. Ci punterei dei soldi. Ah, l'amico scongelato Lo so che è il fossile. Ho studiato a fondo il lavoro di Ray Kenny. Ho massaggiato il suo codice, l'ho migliorato, riscritto, ma mi servivano degli strumenti. E tu avevi i bastoncini perché stava sfregando le rocce. Molto bravo. Non stare a fartelo venire duro pensando a me, Dushan. Questa non è proprio una visita di cortesia, è più una... Com'è che la chiami? Un'inculata con la sabbia e via. Sì, quella. Che spettacolo. Una sveltina non si nega a nessuno, ma... Che cazzo ci fate qui? No, ehi, magari è importante. Lascia che ti racconti una storia. La nostra storia. Ora lo sanno tutti quello che hai fatto. Hai tradito la fiducia della gente, manipolato il mercato azionario, e poi le bugie, la frode. Anche il Bellwether, tutto quanto. È un bluff. Che succede? Se rispondi davvero questa volta, forse è la Bloom che ti manda davanti al plotone di esecuzione. O forse il tuo avvocato che ti avvisa che non puoi fuggire. O magari è solo il telemarketing. Stavolta è meglio se rispondi. Chiunque sia, hai smesso di inculare la gente. Dice così? Dušan Nemec, sei in arresto! Mani dietro la schiena! Incrocia le dita, ora! Dušan Nemec, hai il diritto di rimanere in silenzio. L'hanno arrestato! Oddio, ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Dopo 15 ore? Non so... Yummy, 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 yummy. Hacker, perché attiva le tue paure, la paura dell'altro. Hanno provato a fermarci. Cercavano di isolarvi. Si chiama divide et impera. Facili da controllare e ignoranti. Usavano il CTOS per spiarvi, per predire le vostre azioni e tenervi sotto controllo. Vi hanno mentito. Ma abbiamo giurato di rivelare la verità e mostrarvela. Vi abbiamo chiesto di unirvi a noi e l'avete fatto. Si è levata una sola voce. Non potete mentirci. Non avremo paura. Non resteremo in silenzio. Bene, amico. Grazie. Ok. Sì, dai, bella. Oh, campa. Vediamo com'è il mondo quando non ha paura di restare unito. La cellula attivista DedSec di San Francisco ha svelato uno dei maggiori scandali della Silicon Valley. Gli hacker hanno diffuso le prove secondo cui il CTO di Bloom, Dušan Nemec, abusava del suo accesso ai dati del CTOS per ottenere vantaggi politici e finanziari.
Nemec è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di frode multipla, mentre le autorità stanno congelando i suoi conti. La portavoce della Bloom, Charlotte Gardner, ha affermato che la società è sconvolta e sta indagando sulla questione, collaborando con le autorità. Le prove del DedSec potrebbero costare molti anni di carcere a Nemec. Questa devi proprio sentirla. DedSec, siamo rimasti uniti, col dito medio alzato, mentre la Silicon Valley attaccava la nostra razza, pretendendo che ci stesse bene. E intanto violavano la nostra libertà. Abbiamo scoperto che la Bloom faceva affari di nascosto con i maggiori giganti tecnologici, specializzati nello spiare e manipolare ogni singolo aspetto delle nostre vite. La Bloom voleva usarci come spauracchio per spingere queste aziende ad adottare il CDOS. Tutti quei dati sarebbero stati protetti e controllati da un solo programma. Ma abbiamo giocato sporco. Abbiamo disattivato il CDOS per tutti. Li abbiamo sputtanati uno alla volta, minato la loro credibilità e impedito un controllo pubblico senza precedenti. Il DedSec ha fatto il primo occhio nero di Boccardi, grande fratello. Il portavoce della Bloom, Dushan Nemec, passerà il resto della vita in prigione. E questo grazie a noi. Era un opportunista che usava i suoi contatti per sfruttare il sistema della Bloom. Ne faranno un capo espiatorio. Diranno che era una pecora nera. Diranno che è stato un incidente isolato. Ma non gliela faremo passare liscia. Abbiamo mostrato le loro debolezze umane e tecnologiche. Mi dispiace che l'audio sia basso. So perché. La Bloom e i suoi leccapiedi devono affrontare un'azione legale e un'indagine governativa. La fiducia nel CTOS è crollata. Siamo stati noi. Sappiamo che la macchina dei soldi non si fermerà, ma vi giuriamo una cosa: nemmeno il DedSec lo farà. Siamo più di loro. A ogni rivelazione, ogni scandalo, ogni truffa, il nostro numero aumenta. E li teniamo d'occhio. Il DedSec che dà per te. Quanto c'è di esagerato? Ora sono davvero globali. Nuove cellule del DedSec nascono dappertutto. In Medio Oriente, in Sud America, in Europa. E non solo loro. I gruppi di attivisti spuntano come funghi. Va bene. Allora chiama. Sicuro. Fallo. I titoli di coda. Ragazzi, grazie mille a tutti per aver seguito questa serie, che è durata meno di quello che mi aspettavo. Però è stata molto divertente. Aspettatevi, come vi ho detto in anteprima, precedentemente, una recensione molto accurata, molto professionale, anche se non dall'altissima qualità video provvisoria. E non so, io premerei ESC. Eccoci qua, 600.000 follower ottenuti. Ok, ormai dei follower non ce ne facciamo più nulla. Sì, vabbè, io scherzo, ovviamente. Vediamo un po' cosa ci dicono adesso di fare. Siamo a 4.405.200. DedSec. E adesso ci sarebbero tutte le secondarie da fare. Ragazzi, grazie mille. Anzi no, vi lascio con questa schermata. Grazie mille. Noi ci vediamo con la serie del gioco successiva a Watch Dogs 2, ovvero Watch Dogs Legion.